E il Big Bang è un capolavoro. Sì, cari amici, questo è il titolo di un sorprendente articolo che io leggo sul quotidiano romano La Repubblica. Il titolo è proprio questo: il Big Bang è un capolavoro. L'articolo appare sul quotidiano La Repubblica, eccolo qua, del 24 novembre 2017, a cura di Pier Luigi Pisa. E si vede che Pier Luigi Pisa non solo non conosce le mie opere, ma non segue nemmeno i miei video, perché ormai i miei video ce ne sono circa 10.000 di miei video. In tantissimi di questi video io ho spiegato che l'universo è infinito ed eterno. Ma sì, ma lo diceva pure Giordano Bruno, Giordano Bruno diceva: l'universo è infinito e increato. Però se non ci vogliamo fidare di Giordano Bruno, che non aveva il telescopio, Giordano Bruno non era uno scienziato, era soltanto un filosofo, un teologo, possiamo rifarci a Isacco Newton. Anche Isacco Newton diceva che l'universo è infinito, e di Isacco Newton ci possiamo fidare. Ci possiamo fidare di Isacco Newton che diceva che l'universo appunto è infinito. E per cui si continua a dire che il Big Bang è un capolavoro. Sì, ma ci si deve dire che cosa c'era prima del Big Bang. Che c'era prima del Big Bang? Che c'era? L'universo inizia forse col Big Bang, e ce lo devono dire questo. Perché se l'universo inizia con il Big Bang, ci si deve dire cosa c'era prima. E ci deve dire pure come ha fatto a scaturire il Big Bang, da che cosa è scaturito. E la storia è sempre la stessa, cari amici, è sempre la stessa. Ma c'è Serafino Massoni che controlla le situazioni. Beh, guardate, cari amici, io l'articolo ve lo lascio nel riassunto di questo video, così voi potete verificare con i vostri stessi occhi la verità di quello che vi dico, e cioè che il potente quotidiano La Repubblica di qualche giorno fa ha pubblicato un articolo con il titolo "Il Big Bang è un capolavoro", a meno che non si voglia dire che il Big Bang è stato originato da Dio. Però, qualora il Big Bang fosse stato originato da Dio, si deve sempre concludere che Dio, per essere Dio, è universo, è infinito ed eterno. È vero o non è vero che se Dio non è infinito ed eterno, non è un Dio? Che Dio è? Dio è infinito ed eterno. Allora i casi sono due: o è l'universo ad essere infinito ed eterno, o è Dio ad essere infinito ed eterno. Quindi dobbiamo sempre vedercela con la eternità e con la infinità. È inutile dire che il Big Bang è un capolavoro, si deve dire pure che cosa c'era prima del Big Bang, si deve dire anche come fa a sorgere il Big Bang, capito? Non si possono dare le notizie così, se no uno può pensare che si tratti di fake news, capito? Va bene, cari amici, va bene, cari, eccomi qua, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.
caro.